Sì, allora, a tutti buonasera, grazie di essere intervenuti qua oggi, peraltro in un numero così elevato, che è anche di buon auspicio per la nuova commissione Biblioteca Archivio, che in pratica fa la sua prima uscita oggi. Quindi grazie a voi di essere intervenuti. Grazie ai relatori che sono qui presenti, e cioè il dottor Teodonio, il nostra vecchia gloria del Senato e ora del Consiglio di Stato Paolo Aquilanti, e Rossella Pace, che tutti quanti conoscono, e il professor Valzori dell'Università di Padova. Noi siamo qui per presentare due fondi archivistici importanti, un lavoro che non posso scrivere a mio merito perché l'ho semplicemente ereditato e sono ben lieto di portarlo avanti. I fondi di cui si parla sono i fondi della famiglia Grassi Orsini e il fondo del professor Mario Tronti, che è qui presente, che io saluto come anche membri della famiglia Orsini, se li riconosco, eccoli qua, bravo, sì, e vecchio collega, vecchio nel senso di irrilevante del termine, cioè insomma vecchio di militanza accademica, professor Mario Tronti. Io voglio ringraziare cordialmente, veramente cordialmente, gli uni e gli altri, perché così si prosegue una iniziativa iniziata parecchi anni fa, che era una raccolta dei fondi o fondi di ex senatori che avevano lasciato le loro carte al Senato, fondi di ex presidenti del Senato e anche fondi acquisiti di studiosi, cioè personaggi di chiara fama che hanno lasciato il loro materiale al Senato. È quel materiale in una bella sede, ben custodito, circa quanto ben poi trattato e utilizzato, magari dopo spenderemo qualche parola in più. Quindi grazie famiglia Orsini, grazie. Questo è un fondo piuttosto ricco perché comprende tante famiglie, insomma, sì, qui si sta parlando di Grassi, noto guardasigilli, chi conosce almeno il facsimile della Costituzione italiana troverà sulla prima pagina la controfirma del ministro Grassi accanto a quella di Alcide De Gasperi, quindi personaggio importante nella storia della nascita della nostra Repubblica. Ma non c'è soltanto la famiglia Grassi, ci sono anche gli Orsini e quindi qui siamo in una famiglia di antiche tradizioni liberali, fino all'ultimo professor Orsini, che era un mio caro amico, al quale si deve, il Senato deve, è un obbligo, quella bellissima pubblicazione che sono le schede dei senatori del Regno. Chi l'ha vista non può che aver visto una bella opera anche graficamente, oltre che ben curata, da Grassi Orsini, del personale che è altamente qualificato, come sempre, del Senato che ci ha lavorato. Una bellissima opera. E anche Grassi Orsini ci ha lasciato un po' di patrimonio suo e che ora fa parte di questo fondo della famiglia, ma poi si allarga ancora perché ci sono anche i Rocco, e qui non siamo proprio nell'area completamente liberale, è un'altra area, però è un archivio e materiale molto importante. A proposito di Rocco, lasciatemi dire che vado abbastanza orgoglioso di avere a suo tempo pubblicato i discorsi parlamentari di Rocco, e non solo di aver pubblicato i discorsi parlamentari che erano di alta dottrina, ma di averlo fatto con una ricchissima, veramente densa, accurata, sia storicamente che giuridicamente, prefazione del professor Giuliano Vassalli. Quindi noi siamo orgogliosi di
già di aver dato inizio a questa raccolta di fondi e di iscritti. Perciò veramente siamo orgogliosi, perché noi intendiamo sviluppare il più possibile questo settore del nostro di patrimonio, del nostro Senato e in particolare del suo archivio storico. Io credo che molto altro materiale di altri personaggi possano essere raccolti, accettati, lavorati e quindi dare un contributo notevole alla storia d'Italia, come in realtà già stiamo facendo. Per quanto riguarda il professor Mario Tronti, io lo ringrazio perché io non ho visto il materiale donato, so in che cosa consiste, e io lo ringrazio perché credo che ci siano anche sue carte di carattere scientifico e accademico, probabilmente scritti, probabilmente corrispondenza. Lo ringrazio, voglio dire che io conosco anche personalmente il problema, ma non solo personalmente, di tanti colleghi, professori, universitari, che hanno ancora in casa dei fondi che sono scritti, non solo sono scritti scientifici, sono anche scritti di corrispondenza con tutto il mondo accademico italiano e non solo italiano, che hanno ancora in casa un patrimonio librario non indifferente e che ora si trovano in difficoltà nella destinazione di questo patrimonio. Non è facile, specialmente col passare delle generazioni, perché ahimè le generazioni passano, mantenere e conservare. Per esperienza so e sappiamo che lo Stato italiano in questi casi è piuttosto avaro, non soltanto perché non spende nell'acquisizione di questi fondi, ma perché non sembra mai completamente interessato. Se prendete fondi archivistici o fondi di biblioteca e andate magari nelle vostre città per donare o agli archivi di Stato locali o alla biblioteca universitaria e così via, la reazione che se ne ottiene più delle volte è una reazione del sì grazie ma a bocca chiusa, cioè insomma se non venivi era meglio, c'è da lavorarci, non abbiamo personale, non abbiamo i soldi, come si fa a classificare tutto questo? E quindi se va bene poi questo materiale viene preso e accatastato da qualche parte e non utilizzato. Questo è quello che invece col Senato non intendiamo fare. Quindi l'acquisizione di fondi già cominciò parecchi anni fa, ricordo il fondo Vassalli che consisteva in due parti principali, la parte della corrispondenza, dei manoscritti e vari altri minute e la parte libraria, l'intero fondo depositato nel Senato è naturalmente è classificato e utilizzato, insomma, nella nostra biblioteca è un fondo che mostra la sua ricchezza ma soprattutto è utile per coloro che vogliono utilizzarla. Non solo per gli specialisti o gli storici che vogliono andare a curiosare e a studiare su questo materiale, ma anche per le giovani generazioni di studenti che possono venire qui e trovare testi che altrimenti sarebbe più difficile trovare. Quindi, professor Tronti, grazie, grazie della sua generosità e della sua disponibilità. Noi faremo il possibile per utilizzare il suo fondo così come stiamo facendo con altri, cioè tutto il lavoro di classificazione, di catalogazione e poi disponibilità al pubblico. Lo stiamo facendo con altri e faremo anche nel suo caso, così come nel caso Grassi, Orsini, Rocco. Ritornando dopo un po' di tempo al Senato, ho visto che andiamo a un passo un po' più lento, la quantità di personale del Senato è un po' diminuita, la qualità no, devo dire onestamente la qualità no, perché qui abbiamo un personale e archivistico e bibliotecario eccellente, è un'eccellenza, ma però
diciamo così, l'attenzione a questo aspetto dell'attività del Senato è un po' diminuita in termini di dotazione di personale, di dotazione di fondi. Ora noi faremo il possibile per cercare di invertire insomma, questo trend e riportare, anche perché io sono convinto che qui abbiamo, già possediamo e possiamo ulteriormente acquisire un patrimonio culturale che è di prima grandezza e lo è per gli storici in primo luogo, ma lo è anche per il personale o il cittadino comune che vuole essere interessato. Pensate che insomma, la mia intenzione, era l'intenzione con cui poi siamo partiti con queste cose, è quella di digitalizzare tutto il più possibile e mettere a disposizione di chiunque, salvo le riserve di legge, salvo i segreti, eccetera, eccetera, nel rispetto delle norme. Ma pensate che avere a disposizione un patrimonio siffatto è una ricchezza di un giacimento culturale che viene scoperto e portato in pubblico. Ma qui si fa più fatica a spiegarlo, è anche una ricchezza di carattere economico. L'Italia intera, data la sua storia, data la sua configurazione, giace su un patrimonio culturale enorme, smisurato, che e sarebbe anche un patrimonio di carattere economico, se utilizzato, se scavato, se portato a conoscenza e se portato a disposizione di. È un'altra ambizione che la Commissione che io presiedo ha e quindi ci sforzeremo anche in questo senso. Vi voglio ricordare ancora di recente di alcune altre acquisizioni del Senato, di altri fondi che anch'essi di una certa rilevanza. È un fondo dell'onorevole Alderisi che ha messo a disposizione un bel numero di carte, di memorie di esponenti delle comunità italiane all'estero. Insomma, i nostri emigrati hanno lasciato un notevole patrimonio che è una testimonianza anche della loro vita e di ciò che hanno fatto nei paesi che li hanno ospitati e che noi possiamo ritrovare qua. Quindi c'è un fondo Alderisi. Poi c'è il fondo dell'ex senatore Butini, che anch'esso è ricco di materiale di carte sue personale. Butini ha avuto una lunga vita politica, ha avuto con diversi ruoli e diversi incarichi e quindi finalmente possiamo avere a disposizione anche questo. E, vi ho detto già che è in corso di elaborazione i due archivi Grassi Orsini e quello Tronti e altri che non sto ad anticipare, che insomma sono in fase di studio o di, come dire, appetizione da parte del Senato che vorrebbe mettere insomma, le mani su queste cose. Pensate che quando abbiamo iniziato e abbiamo lavorato in particolare a suo tempo con gli archivi dei presidenti del Senato, abbiamo obiettivamente trovato insomma, dei tesori. Pensate all'archivio Fanfani, pensate all'archivio Leone e a vari altri, alcuni molto molto ricchi, altri meno ricchi, ma non meno importanti e interessanti. Il compito ora per noi è uno solo, perché un conto è avere e disporre nelle nostre sale, nei nostri archivi, tutto questo materiale ben custodito, ben conservato, quindi ben salvato, un conto è disporlo e un conto è metterlo a disposizione. E noi siamo appunto qui impegnati a ciò. Approfitto per un po' di pubblicità, dato che è la prima uscita della nuova commissione, per dire proprio a proposito di fondi, una delle iniziative che abbiamo in mente e che vorremmo realizzare. Occorre tempo perché è un'iniziativa importante, non ce la faremo quest'anno, ma stavo cominciando a lavorare da adesso, tra quest'anno e l'anno prossimo, una mostra sugli statuti delle città italiane. Noi abbiamo qui in Senato un patrimonio che è unico in Italia e unico al mondo, una collezione
di statuti delle nostre città, quindi stiamo parlando della nascita dell'Italia prima dell'Italia, stiamo parlando delle nostre radici. Da Lucca, comincio da lì, Pisa, Siena, Matera, Siena, dove volete, e noi abbiamo gli statuti originali e in ordine cronologico di molte di queste città, di quasi tutte queste città. È un patrimonio, anche guardarlo, se non toccarlo, perché toccarlo i nostri archivisti non ce lo fanno toccare, giustamente, sono molto gelosi, ma anche guardarlo veramente fa impressione. È molto molto bello, molto ricco. Accanto a questo, che è veramente un tesoro unico del Senato, che pochi conoscono, salvo alcuni specialisti, pochi sanno, e ancor meno hanno utilizzato, noi abbiamo anche una grandissima, importante collezione di storia locale. Quindi pensate che la storia locale, testi di storia locale, con annessi gli statuti delle città, fanno consente una ricostruzione, anche solo per curiosità, una ricostruzione della nascita politica del nostro paese. È nostra intenzione, ci stiamo lavorando, mi sono impegnato con questo, avvalendomi delle competenze del personale del Senato, che ancora ha le chiavi, perché proprio le chiavi in questo caso di questo materiale, e anche del personale che nel frattempo è andato giovanissimo in quiescenza. Ne vedo uno qua, il dottor Bulgarelli, qui vanno in pensione molto giovani, sapete, è un posto privilegiato ancora al Senato. Insomma, avvalendomi delle loro competenze, che sono di persone che sono veramente bravi, veramente motivati e veramente dedicate, lo scopo, l'intenzione della Commissione sarebbe quella di fare una grande mostra per gli italiani, una grande mostra, prendere questo materiale, portarlo alla luce, mostrarlo. In certi casi ci sarà possibile anche tradurre, perché si tratta ovviamente tutti i testi in latino medievale, ma mostrarlo, arricchirlo con dei cataloghi, con tutti gli strumenti tecnologici che noi abbiamo a disposizione per renderlo visibile, e mostrarlo agli italiani e mostrare, come dire, come far vedere la loro carta d'identità, dove sono nati, il loro certificato anagrafico. Credo che potrebbe avere, e mi auguro, un grande impatto di pubblico, perché se non altro c'è una curiosità: da dove vengo, cosa diceva lo statuto della mia città, da chi era governato. Erano tempi felici, era quasi sempre governato da oligarchie, ma voi non lo dite, questo mio pensiero recondito, dove tutti si rispecchiano. Il cittadino di Matera, il cittadino di Pisa, il cittadino di Siena, dove volete, che viene qua e vede come è nato, come erano, insomma, e come si è sviluppata la storia della sua città, ha una impressione di una sorta di unità d'Italia prima dell'Italia, di un'area di famiglia prima che la famiglia obiettivamente, fisicamente nascesse. Questo credo che, se ci viene bene, sono certo che grazie al personale che ho indicato ci verrà bene, ci potrebbe consentire di fare una bella mostra romana, palazzo del Senato, in un bel palazzo del Senato, e mostrare e invitare gli italiani: venite a vedere come siete nati, cosa pensavate, cosa volevate quando siete nati, come eravate organizzati al momento delle prime vostre comunità politiche importanti. E credo che sarebbe, oltre che, insomma, un materiale ovviamente di studio che per la prima volta viene portato di fronte ad un pubblico più elevato, oltre a quello degli specialisti, anche per gli italiani, l'italiano comune in senso ampio, che finalmente potrebbe venire a conoscere cose che a casa sua non conosce. Bene, abbiamo anche altre iniziative in mente, una serie di convegni che ora non sto a anticipare, da cui dovrebbero nascere delle pubblicazioni di storia e di filosofia politica. Sono in fase di deliberazione e di attuazione. Vorremmo far uscire da questi incontri e convegni una vera e propria collana editoriale che riguarda le attuali famiglie politiche, insomma, quali sono le tendenze politiche dei nostri
cui fanno riferimento i nostri partiti in Italia, non solo in Italia, in Europa e altrove, è insomma una serie di iniziative per, che queste hanno anche uno scopo editoriale, per mostrare un'attività culturale vivace più possibile del Senato e quindi far vedere agli italiani che il Senato non è soltanto quel luogo insomma, dove si alza la mano, si preme il pulsante e si ascolta un dibattito e qualche volta molto spesso e troppo spesso degli insulti eccetera eccetera, ma anche un luogo di elaborazione culturale. Quindi riprendiamo il discorso. Chi ha delle buone relazioni, mi riferisco qui ai colleghi che sono presenti, se ce n'è qualcuno presente, con i senatori questori, che sono coloro che hanno insomma, in mano la borsa, ecco, dovrebbe far presente che anche questo è non soltanto l'acquisizione di una seggiola o di un quadro o di un tappeto o che altro, ma anche questo è un investimento che merita di essere perseguito, perché da qui insomma, si decide anche le sorti della qualità, dell'elevatezza della cultura politica del nostro Senato. Sono promesse in corso d'opera, col passare del tempo, ma non tanto, cominceremo a vedere i primi frutti. Intanto io vi ringrazio. Mi dispiace di non potermi trattenere, perché lo farei volentieri, ma in aula si sta votando a ripetizione emendamenti su emendamenti. Non vorrei di essere accusato io e l'altra mia collega che era qui presente di essere quello che oggi ha fatto cadere il governo, e anche se capisco perché quelli senatori o gli amici di sinistra che sono qui mi vogliono trattenere a tutti i costi con qualunque tipo di scusa per vedere se questa cosa accade. Non accadrà, però affinché non accada mi dovrete consentire, scusare e perdonare, perché mi dispiace anche a me, parteciperei volentieri a questa discussione, dibattito e presentazione, ma mi devo assentare. E per non essere scortese nei confronti di nessuno, alzandomi mentre qualcuno parte, preferirei assentarmi adesso prima di dare la prima parola al nostro professor Borogno, che anche lui poi ha un treno, e in modo tale che la nostra insomma, giornata di scambio continui. Noi ci rivedremo, spero che questo si possa servire come di auspicio per le prossime iniziative, che saranno veramente prossime, che noi prenderemo con il Senato. Io vi ringrazio, ringrazio gli amici, ringrazio i colleghi qui presenti, quelli che ho visto, quelli che ho conosciuto per la prima volta e incontrato, e quelli che ho rivisto, e vi faccio tanti tanti auguri e vi ringrazio di essere di nuovo presenti qua. A voi. Parola al professor Varsori. Grazie, e naturalmente prima di tutto il mio ringraziamento va alla dottoressa Pace, a chi ha organizzato questa iniziativa, ovviamente alla famiglia di Fabio Grassi Orsini e al Senato che ci ospita. Ma io vorrei affrontare alcuni aspetti della vita e delle attività appunto di Fabio Grassi. Non mi soffermerò sulle sue origini familiari, ma concentrerò l'attenzione soprattutto sul periodo che egli trascorse al Ministero degli Affari Esteri come membro del corpo diplomatico e successivamente la sua attività di storico. Fabio Grassi era nato nel 1936 e dopo aver compiuto gli studi di giurisprudenza prese parte al concorso diplomatico ed entrò in carriera nel 1960. E a questo proposito
è bene ricordare quale fosse l'atmosfera in questi anni, quindi fine degli anni 50, primi anni 60 presso il Ministero degli Affari Esteri. Diciamo che questo era uno dei periodi, è stato uno dei periodi di maggiore attivismo dell'Italia sullo scenario, nello scenario internazionale. Sono gli anni appunto del neoatlantismo, gli anni in cui vi furono alcune personalità che diedero, diciamo, un'impronta importante alla politica estera italiana. Basterebbe ricordare in qualche modo Giovanni Gronchi, appunto divenuto Presidente della Repubblica nel 56, del 55, è rimasto al Quirinale fino al 62, uno dei primi Presidenti della Repubblica particolarmente interessato alla politica estera italiana. E questi sono anche gli anni, devo dire, segnati soprattutto dalla personalità di Amintore Fanfani, che fu in più occasioni Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri. E noi sappiamo che Fanfani cercò di dare appunto alla politica estera italiana un'impronta, una volontà di presenza un po' in tutti gli ambiti internazionali, dal Terzo Mondo al rapporto Est-Ovest, alla costruzione europea, alle relazioni con gli Stati Uniti. E non dimentichiamoci che questo, in fondo, Fabio Grassi entra al Ministero degli Affari Esteri quando il Ministero degli Affari Esteri si trasferisce dalla sedia che era stata di Palazzo Chigi alla nuova per modo di dire, perché in realtà diciamo che l'edificio era rimasto incompiuto, l'attuale sede appunto della Farnesina, che dal mio punto di vista devo dire rappresenta un po' anche questa volontà di presenza italiana sullo scenario internazionale, non fosse altro perché è una sede particolarmente imponente. E allo stesso tempo questo è anche un periodo dell'ingresso in carriera o diciamo anche della promozione di una nuova generazione di diplomatici. Mettiamo da parte la definizione che venne data in questo periodo, no? I Mau Mau, quindi questi nuovi diplomatici che contestavano certi aspetti della tradizionale politica estera italiana e che avevano una diciamo assonanza di idee con Fanfani e questa volontà appunto di presenza italiana nel mondo, in modo particolare per ciò che riguardava i paesi in via di sviluppo. E possiamo dire che Fabio Grassi entra al Ministero degli Affari Esteri in fondo condividendo questa spinta verso l'esterno della diplomazia italiana, e non è un caso che egli fosse attratto soprattutto dal continente africano, che non dimentichiamocelo, in fondo quando Fabio Grassi entra al Ministero nel 1960 entra in quel periodo di conquista dell'indipendenza, diciamo con qualche eccezione, ma nella sostanza tutto il continente africano considera appunto il 1960 l'anno delle indipendenze. E non è un caso che la prima sede in cui Fabio Grassi fu destinato all'estero fu a Abidjan, quindi nella costa d'Avorio. Va detto che in realtà anche dalla documentazione che noi abbiamo a disposizione, anche da alcuni documenti che devo dire mi erano stati fatti vedere dalla dottoressa Pace, si ha la sensazione che in realtà questa esperienza non fu poi così positiva, e notiamo una certa disillusione da parte di Fabio Grassi nei confronti della sua prima esperienza come diplomatico, anche probabilmente forse nei confronti di certi aspetti della carriera. Questo non significa che poi Fabio Grassi abbandonasse, diciamo, la carriera rapidamente. Poi dopo egli avrebbe lavorato al consolato italiano di Neuchâtel e poi dopo avrebbe fatto ritorno al Ministero degli Affari Esteri. E qua al Ministero degli Affari Esteri diciamo che Fabio Grassi forse trovò quella che era la sua vera vocazione, probabilmente, in fondo quella dello studioso, dello,
dello storico. Infatti Fabio Grassi ebbe la responsabilità del settore appunto del diciamo storico e documentazione e in modo particolare dell'archivio del Ministero degli Affari Esteri nel corso degli anni 70. E in questo caso devo dire è interessante notare alcuni documenti che Fabio Grassi scrisse in questo periodo in cui egli sollecitava in fondo il Ministero a probabilmente dedicare maggiore attenzione, maggiore tempo e probabilmente anche maggiori risorse appunto alla storia della politica estera italiana e a ciò che il Ministero rappresenta, soprattutto per quanto riguarda l'archivio, a proposito appunto delle vicende dell'Italia sullo scenario internazionale. In questo periodo, tra l'altro, Fabio Grassi cominciò a dividersi in qualche modo tra il lavoro appunto al Ministero degli Affari Esteri e questa nuova vocazione, appunto questa nuova vocazione di storico, di studioso, che l'avrebbe condotto dapprima all'insegnamento presso l'Università di Lecce e tra l'altro a vincere il concorso dapprima di professore associato e questo lo spinse nel 1982 a dare le dimissioni dalla carriera diplomatica, tra l'altro significativamente nel momento in cui gli giunse la promozione a ministro plenipotenziario. Quindi devo dire che in fondo la sua era stata una carriera lungo le linee tradizionali del corpo diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, avrebbe potuto probabilmente continuare, ma effettivamente ormai forse l'attenzione nei confronti delle vicende del Ministero era divenuta sicuramente scarsa e maggiore era l'interesse nei confronti della ricerca storica. Quindi nel 1982 egli dà le dimissioni dalla Farnesina e inizia invece questa nuova fase della sua vita, che è appunto quella di studioso, di storico, di professore e di professore universitario, da prima a Lecce e poi successivamente come professore ordinario presso l'Università di Siena, professore ordinario appunto di storia contemporanea. Quali sono i risultati, devo dire, importanti del suo lavoro di ricerca? Beh, ce ne sono più di uno, io vorrei ricordare forse un paio di studi che credo siano di particolare rilievo e poi una iniziativa che mi sembra altrettanto importante. Beh, il primo esempio del lavoro di Fabio Grassi è questa storia della colonia Somalia, cioè della nascita e della stabilizzazione della colonia della Somalia, quindi in fondo qualche legame con la realtà del continente africano restava, quantomeno dal punto di vista della ricerca storica. Va detto che alla fine dei conti questo lavoro di Fabio Grassi, fino agli anni Ottanta, resta, ancora uno dei pochi lavori completi su questo aspetto della storia dell'espansione coloniale italiana. Certo, successivamente ci sono stati altri studi, ma io ritengo la profondità, l'attenzione, la conoscenza della documentazione archivistica, anche la profondità delle interpretazioni, credo che fanno sì che questo studio resti effettivamente un punto di riferimento importante. Va detto, va sottolineato che in questo periodo il carattere delle interpretazioni offerte da Fabio Grassi nei suoi lavori riflettevano un approccio di carattere marxista che noi troviamo in questo lavoro, come troviamo in un altro, il secondo lavoro che vorrei ricordare, anche questo uscito negli anni 80 con la casa editrice appunto La Terza, su il colonialismo italiano da Adua all'impero.
un'opera che appunto Fabio Grassi aveva curato con Luigi Goglia, se ricordo bene, e che raccoglieva sì una serie di testi, di saggi relativi appunto all'esperienza coloniale italiana, ma che aveva anche delle introduzioni particolarmente impegnative, particolarmente importanti, e appunto una di queste era proprio opera di Fabio Grassi. Devo dire che anche qua noi troviamo un'impronta interpretativa di carattere marxista, in cui si sottolineavano soprattutto le questioni di natura economica e diciamo l'aspetto imperialistico della proiezione dell'Italia nel continente africano. E l'ultimo, diciamo, anzi il penultimo aspetto della sua carriera universitaria che vorrei ricordare, in realtà una carriera universitaria appunto che è proseguita nel corso degli anni, è relativa a un importante progetto di ricerca di cui Fabio Grassi fu responsabile. Negli anni Ottanta, nei primi anni Ottanta, Fabio Grassi risulta vincitore di un finanziamento particolarmente importante, di quello che allora si chiamava, se ricordo bene, il 40%, e che sarebbe adesso l'equivalente dei nostri primi progetti di ricerca di interesse nazionale. E vorrei sottolineare il tema, perché il tema era di particolare rilievo, perché il tema era la formazione della diplomazia italiana, 1861-1915, quindi dall'unità fino alla prima guerra mondiale. Un progetto nel cui ambito, devo dire, Fabio Grassi coinvolse tutta una serie di ricercatori, e che poi ebbe quale risultato un grande convegno internazionale tenutosi appunto nel febbraio del 1987 a Lecce, e che avrebbe poi dato origine a un, devo dire, ponderoso volume, devo dire ce l'ho a casa, non ricordo, cioè un volume grosso così, esattamente, curato appunto dalla dottoressa Pilotti e da Fabio Grassi stesso, che raccoglieva appunto gli atti di questo convegno. E a questo convegno parteciparono, devo dire, quelli che in fondo erano e sarebbero stati poi in seguito per un lungo periodo di tempo i maggiori storici italiani. Devo dire, inutile qua fare i nomi, naturalmente vorrei ricordare anche la partecipazione e i contributi offerti dal personale archivistico del Ministero degli Affari Esteri, di cui devo dire alcune delle partecipanti a questo colloquio sono qui davanti a me, le vedo naturalmente, tra l'altro la dottoressa Stefania Ruggeri, la dottoressa Cinzia Icardi, e se ricordo bene c'era la dottoressa Maria Adelaide Frabotta, la dottoressa Caccioli, quindi devo dire tutta una serie di persone che hanno poi, diciamo, mantenuto dei rapporti con tutti noi ricercatori per qualche anno successivamente, e che ricordo sempre con piacere. Ma vorrei sottolineare di questo convegno la proiezione internazionale, perché erano presenti alcuni tra i maggiori studiosi delle storie, di storia delle relazioni internazionali provenienti dalla Gran Bretagna, dalla Francia, dalla Germania, e quindi vi fu veramente uno scambio di opinioni, un dibattito di particolare interesse. Naturalmente posso dire che ricordo questo convegno, permettetemi questa piccola digressione, anche per una ragione personale, perché devo dire, ero da poco diventato ricercatore presso la Facoltà di Scienze Politiche la Cesare Alfieri di Firenze, e devo dire, da giovane ricercatore mi sono trovato ad essere stato invitato a prendere parte a questo convegno, e lo ricordo ancora con grande piacere. Avevo qualche anno di meno, ma insomma forse lo si ricorda anche per questa ragione. Comunque devo dire, se posso aggiungere un'osservazione, ciò che io rimpiango è che non si sia proseguito.
perché uno degli obiettivi che veniva sottolineato alla fine nelle conclusioni di questo convegno era proprio di proseguire con questa ricerca, perché alla fine dei conti, diciamoci la verità, manca tuttora uno studio così approfondito, così preciso, così puntuale sulla diplomazia italiana. Lo studio si interrompe al 1915, devo dire che nelle sue conclusioni Fabio Grassi tra l'altro indicava tutta una serie di piste di ricerca possibili, tra l'altro andando anche al di là della storia diplomatica classica, sottolineando ad esempio l'importanza degli studi sulla migrazione italiana, visti anche attraverso le carte del Ministero degli Affari Esteri, che sono stati in parte, devo dire, ripresi poi successivamente da alcuni colleghi, ma diciamo è venuto a mancare quel progetto, no? Quel grande progetto organico che Fabio Grassi credo avesse in mente e che invece poi in qualche modo non è stato poi proseguito. Ricordo solo che successivamente, a partire dagli anni 2000, ho avuto modo di lavorare, di collaborare con Fabio Grassi direttamente nell'ambito dell'attività della rivista XXI secolo e appunto questo forse è il periodo in cui ho avuto modo di conoscere in maniera più precisa e più approfondita Fabio Grassi e di apprezzarne tutte le sue qualità. Devo dire che non era un uomo, diciamo, che amasse parlare molto, però devo dire le sue osservazioni erano sempre particolarmente puntuali, particolarmente stimolanti e ricordo appunto un suo suggerimento per un numero monografico della rivista XXI secolo sull'ipotesi appunto della crisi del sistema politico italiano, che purtroppo poi in qualche modo non ha avuto seguito anche proprio per la sua scomparsa. Ecco, l'unica cosa, ma qui penso che sarà la dottoressa Pace a ricordarlo, vorrei sottolineare la comparsa di questo volume, noi non possiamo non dirci liberali, scritti in memoria di Fabio Grassi Orsini, che è uscito poco fa per i tipi appunto della casa editrice Rubettino e che raccoglie tutta una serie di saggi di cui credo parlerà invece la dottoressa Pace. E vi ringrazio per l'attenzione e mi scuso ancora per il dover poi andarmene via, ma come appunto è stato sottolineato, diciamo che i treni non aspettano. Grazie ancora. Grazie professore per la regola dell'alternanza. Adesso la parola al dottor Teodonio. Buongiorno, ho preparato delle diapositive per presentare il fondo di Mario Tronti, che appunto, come ricordava il Presidente Pera, abbiamo nel corso degli anni, di questi ultimi due anni, portato e sistemato qui nella sede del Senato. E il fondo presenta una quarantina di faldoni e l'abbiamo suddiviso in queste sei serie, che appunto la prima è quella degli interventi, la seconda è materiale a stampa, terza corrispondenza, quarta materiale universitario, quinto materiale video, sei è la serie personale. Ora presenterò alcune immagini di questo archivio e per esigenze, diciamo così, di raccontare anche un po' il profilo biografico di Tronti, parto dall'ultima, cioè dalla serie personale. Questa scelta è dovuta anche alla diversa consistenza materica del materiale. Ora vedremo infatti che il materiale è costituito all'inizio di immagini, anche appunto come il materiale della quinta serie, di video, e quindi racconterò un po' come nasce questo archivio. Chiaramente prima, e non è diciamo retorica, vorrei ringraziare il dottor Buonuomo che mi ha permesso di fare questa attività, le dottoressa Rampa, la dottoressa Guancini, che poi più materialmente mi hanno aiutato in questa perlustrazione. Il materiale per lo più proveniva dai contesti casalinghi delle case di Tronti e anche dallo studio del senatore quando durante la 17ª legislatura è stato qui. E il contesto casalingo fa sì che questo materiale sia stato conservato in ottime condizioni, quindi non c'è stato alcun problema di carattere
di conservazione di questo materiale. Appunto, iniziamo dal materiale personale, che è costituito anche da foto, come potete vedere, e da diplomi che Mario appunto ha preso in tenera età. Questa foto, al di là dell'interesse così biografico, è interessante perché il padre di Mario, come molti altri, decise per Mario una scuola cattolica, perché chiaramente Mario è del 31, quindi questa è una foto risalente alle elementari. Come potete vedere, non ci sono le divise dei Balilla, proprio perché la scuola cattolica era una specie di baluardo all'educazione statale fascista. Quindi per Mario è stato importante crescere in un contesto così appunto un po' diverso da quello che uno possa immaginare. Il contesto di Mario era particolare. A destra potete vedere un diploma, anche qui l'interesse è dato dalla firma di chi ha firmato questo premio di primo grado come per meriti, diciamo, legati alla dottrina cristiana, perché il firmatario è Don Giovanni Gregorini. In basso a sinistra c'è la firma. Don Giovanni Gregorini e poi diventa il parroco di questa chiesa romana che si trova in una parallela della via Ostiense, che si chiama San Benedetto. E Don Gregorini 2 anni fa è stato nominato fra i giusti delle nazioni, proprio perché in tutta la fase dell'occupazione nazifascista di Roma ha aiutato molte famiglie ebraiche a salvarsi. Quindi Mario cresce in questo contesto in cui da una parte appunto c'è questo contesto operaio a cui lui era legato proprio perché la famiglia lavorava ai mercati generali lì vicino, e dall'altra questo cattolicesimo per certi versi aperto alle stanze appunto più in qualche modo antitetiche al regime. E la seconda slide riguarda il materiale, da una parte il materiale video, dall'altra il materiale universitario. Allora, il materiale universitario è fatto di varie cose. Da una parte c'è anche la carriera universitaria di Mario all'Università di Roma, dall'altra c'è tutto il materiale di Mario quando tra il 1970 e il 2001 è stato docente all'Università di Siena, quindi ci stanno numerose tesi di laurea, ci stanno i libretti dei corsi universitari, quindi un materiale di questo tipo. Infine, e questa è la foto di una tesi, le tesi che nel corso del tempo continuano ad arrivare a Mario, a regalare, e su cui chiedono a Mario un parere. Il materiale video invece è molto interessante, sono i famosi incontri di Montegiove. Mario infatti per tutti gli anni 90, insieme ad altre personalità che dopo vedremo, e intorno alla figura di Don Benedetto Galati, ha organizzato per tutti gli anni 90 nell'Appennino marchigiano questi incontri di Montegiove, e questi incontri sono stati immortalati in questa serie di videocassette DVD che appunto anche questi fanno parte ora del patrimonio archivistico del Senato. Quindi diciamo è una parte di archivio audiovisivo, come si suol dire in termini un po' più tecnici, quindi una forma particolare rispetto agli archivi che siamo sempre propensi a pensare puramente cartacei. E per quanto riguarda le corrispondenze, ho individuato varie lettere che Mario ha ricevuto. Questa in particolare è legata a una personalità come Palma Plini, che ha avuto con Mario innanzitutto un legame familiare, perché Palma Plini era la figlia della cugina della madre di Mario. Ed è stato un personaggio molto molto interessante, vissuta tra il 1917 e il 2007. Palma Plini è stata consacrata laica, è stata partigiana, è stata operaia, è stata aclista, dove per aclista significa militante dell'ACLI. E Palma Plini ha con Mario, dicevamo, una specie di analogia con Simone Weil, quindi una personalità sì religiosa ma anche capace di scrivere 2 bellissimi libri. Il primo è del 68, Diario di un'operaia di fabbrica, il secondo è del 74 e si chiama Lotte di fabbrica e promozione operaia, in cui appunto lei dà
da consacrata laica, entra in fabbrica e racconta il lavoro di fabbrica. Tutto questo chiaramente l'ha portata da Amatrice, che era il suo paese natio, passando per Roma, quando appunto negli anni 30 aiutava la famiglia di Mario nelle faccende domestiche, a vivere e a morire appunto non troppo tempo fa, nel 2007, in Lombardia, quindi in un contesto dove chiaramente poteva vivere questa sua dimensione di religiosa e operaia insieme. E la corrispondenza di Mario è avvenuta con moltissime personalità. Qui appunto ho fatto come tutti i curatori una selezione così puramente diciamo personale, ma appunto sono tantissime le persone con cui ha avuto corrispondenza. E da sinistra questa qui è con Ferruccio Gambino, che forse delle tre personalità è quella meno nota, però era interessante perché è una lettera con questo collaboratore di Mario, che ha vissuto a lungo negli Stati Uniti, quindi tutta una serie di corrispondenze sugli Stati Uniti, sulla vita degli Stati Uniti, quindi a segnalare un interesse che appunto Mario e le varie riviste, i vari gruppi con cui Mario ha collaborato hanno sempre avuto per gli Stati Uniti. In mezzo c'è la corrispondenza, una delle lettere che si è scambiato con Rossana Rossanda, anche qui non credo che debba ricordare la figura della Rossanda, è appunto una persona con cui Mario ha organizzato i testè ricordati incontri di Montegiove, con cui poi ha collaborato anche sulla rivista del Manifesto, comunque con cui ha stabilito un rapporto personale segnalato da questa corrispondenza. Infine ho scelto una corrispondenza con Norberto Bobbio, questo un po' per introdurre gli aspetti della vita di Mario legata al Senato, nel senso che da una parte con Bobbio Mario ha interagito da sempre, dopo vedremo anche l'autonomia del politico, che è questo seminario famoso che Mario fece con Bobbio. E Bobbio è entrato come senatore a vita nel 1984, poi per 20 anni è stato qui. E Mario incontra Bobbio in versione senato, in versione senatore, durante l'undicesima legislatura. E questa undicesima legislatura è stata appunto una legislatura che Bobbio ha vissuto come senatore a vita. Mario, come prima legislatura, perché poi ha fatto anche la 17ª, è un'altra persona con cui Mario ha raccontato anche questo dialogo, anzi questo trialogo tra lui, Norberto Bobbio e Gianfranco Miglio, che appunto nell'undicesima legislatura entrò per altre poi 3 legislature qui al Senato. Quindi era questo trittico di filosofi un po' importante che hanno vissuto in queste mura. E appunto nella serie delle corrispondenze, e appunto per ricordare poi la vita senatoriale di Mario, ho riprodotto questa lettera scritta dal presidente Spadolini quando Mario appunto fece parte della commissione parlamentare per le riforme istituzionali dal 3 agosto 92 al 16 gennaio 94. Quindi è servita questa corrispondenza, e ce ne stanno molte di corrispondenze legate anche a ricostruire un po' la vita di questa istituzione che ci ospita. E il filo della politica chiaramente per Mario è sempre stato centrale, e in particolare per ricordare appunto l'espressione famiglia politica che ha usato il presidente Pera, chiaramente la famiglia politica di Mario Tronti è stato il Partito Comunista, e chiaramente lui è stato senatore dopo la vita del Partito Comunista nelle fila prima del PDS nell'undicesima e poi nel PD nella 17ª legislatura. Questa è una corrispondenza fra le tante di carattere politico legata appunto alla federazione del PC di Bologna, ed era interessante per capire poi che tipo di interazioni ha avuto Mario nel corso della sua vita. Come potete vedere in alto a destra ci stanno le altre persone che hanno ricevuto questa stessa corrispondenza, quindi leggo Giulio Giorello, leggo Giacomo Marramao e leggo Massimo Cacciari, e quindi l'altra serie
delle corrispondenze di Mario ha a che fare con la sua, lui usa l'espressione imprigionato, imprigionato la sua esperienza operaista, in cui appunto ha avuto la fortuna di interagire con Massimo Cacciari, e qui potete vedere la corrispondenza fra Massimo Cacciari e Mario, questa in particolare è tutta in tedesco, ma sappiamo che tipo di amicizia c'è fra queste due personalità. E dall'altra parte invece abbiamo Rita, che è Rita Di Leo, che è appunto una delle altre protagoniste di quell'esperienza che prende il nome di operaismo. Sotto sempre un'altra scritta, un'altra lettera scritta da Massimo, evidentemente Massimo Cacciari, evidentemente in una situazione di giubilo, in cui dice: ai celebrandi Bianca, Umberto, Mario, Aris, da leggere al culmine della festa. E ho ripreso questa cosa perché mi permette appunto di parlare degli altri operaisti che hanno dato vita a quel periodo. Penso a Umberto, che è Umberto Coldagelli, penso ad Aris, che è Aris a Cornero, Bianca, che è Bianca Saletti, quella che è stata la moglie di Alberto, e Alberto che non c'è in questa lista è Alberto Sorrosa. E anche qui mi sono permesso di passare dalla serie delle corrispondenze alla serie del materiale a stampa, riportando, proprio perché è da poco che ci ha lasciato, una bellissima fra le tante pagine che Alberto ha dedicato a Mario. Questa è una pagina presente qui in archivio. Ho chiamato questo materiale dattilo manoscritto perché è il testo dell'Alexio che a Sorrosa fece nel 2001, quando Mario abbandonò l'insegnamento universitario, ed è bellissimo perché è proprio il racconto del loro rapporto giovanile. E qui c'è questa cosa: cominciava la nostra passeggiata, la nostra promenade tipicamente romana, sempre rivolta verso l'esterno della città, nella luce ormai declinante del crepuscolo, in direzione del gazzometro che, gigantesco, s'alzava e s'abbassava ordinatamente sulla nostra destra, fino e oltre la solitaria Basilica di San Paolo. E questa passeggiata, prosegue a Sorrosa, tutto ciò senza scambiare una sola parola, nel più assoluto silenzio. Quindi questo racconto bellissimo delle passeggiate giovanili di a Sorrosa e di Tronti, insomma, vuole essere anche un ricordo di a Sorrosa. E il materiale a stampa chiaramente prevede anche gli infiniti articoli che ha scritto Mario sulla stampa, appunto. Anche qui ho fatto una selezione, ma penso alla talpa del Manifesto, che era appunto una cosa abbastanza importante per quanto riguarda quel tipo di esperienza. In particolare questo articolo parla della città, perché appunto uno dei filoni che vorremmo esplorare all'interno di questi articoli è proprio la città, su cui Mario, soprattutto negli anni 80 e 90, ha scritto moltissimo, e questi scritti sono appunto, per usare le parole del Presidente Pera, da scavare in questa miniera di articoli. E gli altri due articoli sono uno dell'Unità e l'altro è del Paese Sera, appunto un'altra esperienza di quotidiano molto importante che ha avuto Mario fra i protagonisti. Quindi Mario, diciamo, ha scritto tutta una quantità di articoli abbastanza impressionante. Sempre per i materiali a stampa, chiaramente abbiamo anche i suoi libri. E abbiamo questo a sinistra, che è il primo scritto sostanzialmente pubblicato da Mario, che è appunto il cosiddetto Tronti prima dell'operaismo. Erano due articoli su Gramsci, e in mezzo abbiamo il manoscritto del post-scritto, scusate il gioco di parole, di Operai e Capitale. Operai e Capitale, che è appunto il libro in cui un po' Mario è imprigionato, è uscito in due edizioni, la prima del 66, la seconda del 71, e il 71 l'edizione si conclude con questo post-scritto di Problemi, che è molto importante proprio perché segna il passaggio dal periodo cosiddetto operaista al periodo di destra, no? Che vedete che è appunto è il seminario del 75 che Mario e Bobbio organizzano all'Università di Torino,
e che abbiamo qui appunto da Tiro Scritto, e poi il libro uscirà per Feltrinelli nel 1977. E l'ultima parte dell'archivio è costituita da queste piccole schedine. E ho preso semplicemente da internet lo schema di come si formano i formati della carta, una cosa che non credo tutti voi conosciate, però è utile perché appunto piegando la carta si passa, piegando lungo il lato lungo, dal formato A0 fino al formato A3, che magari qualcuno conosce, il formato A4, che è quello di tutti i nostri fogli di quotidiano consumo. Mario ha una passione smisurata per dei fogliettini in formato A6, possibilmente in cartoncino, in cui Mario ha segnato tutti e sono veramente tanti, perché partiamo appunto dall'inizio degli anni 60 fino alla contemporaneità, quindi sono una cinquantina d'anni di fogliettini in cartoncino in cui Mario scrive quelli che poi sono i suoi interventi. Questi cartoncini è sostanzialmente l'ultima parte del lavoro che manca per completare l'archivio in tutta la sua fruibilità, e sono dei cartoncini che appunto sono molto ben conservati, sono anche numerati, sono anche datati, però appunto piano piano li sistemeremo. E quindi questo percorso ci ha portato un po' a ricostruire quello che è stato il pensiero di Mario. Ora darò la parola al dottore Aquilanti, dopo ne parlerà più approfonditamente. Quindi questo pensiero, che appunto proprio l'ultimissima considerazione, pensiamo sempre di discontinuo, in realtà quando uno poi, e lo vede anche nella materialità dell'archivio, a volte hai la sensazione che certe cose stiano lì e poi via via vengono riesumate. Quindi il lavoro dell'archivio secondo me è molto utile, molto importante, e appunto permetterà o permette a chi vuole di seguire questa lunga linea del pensiero di Tronti. Grazie. La parola a Paolo Aquilanti. Grazie. Signore e signori, cari amici, la mattina del 24 ottobre 2017, nell'aula di Palazzo Madama, al termine dell'ennesima discussione sull'ennesima legge elettorale, il senatore Mario Tronti prende la parola per ricordare ai colleghi ignari il centenario della Rivoluzione Russa, caduto quel giorno secondo il calendario giuliano. Si sofferma, tra l'altro, sull'esperimento dei Soviet, che nella lucida strategia dei bolscevichi alla guida della rivoluzione democratica verso le sue conseguenze naturali avrebbe portato alla rivoluzione socialista. Se democrazia è Kratos in mano al Demos, quale strumento più democratico dei consigli degli operai e dei contadini? Ma i Soviet dovevano farsi Stato, dovevano assumere l'interesse generale, e invece si sono fatti partito. Forse la vera causa della catastrofe successiva per l'intero progetto. E comunque, continua Tronti, quella democrazia non ha niente a che vedere con la democrazia immediata. Questa non solo non si fa istituzione, ma è antistituzionale e dunque antipolitica, e allora è persino reazionaria. Nell'impietoso riferimento per opposizione a una storia epica e terribile, il suo rigore polemico coglie tutta l'impostura di quel plebeismo demagogico così eccitato solo pochi anni fa e in forme aggiornate tuttora persistente. Non per caso, nel discorso parlamentare di Mario Tronti si manifesta quel termine di paragone, perché il primato della politica, il demone della politica, occupa per intero la sua elaborazione teorica e il suo impegno militante,
autentico leitmotiv della sua stessa biografia. Dalla centralità operaia all'autonomia del politico, all'interesse per il femminismo della differenza, all'audace esplorazione di un possibile incontro tra il comunismo e il realismo politico del pensiero conservatore, oltre ogni pregiudizio dogmatico, Marx e Schmitt, Karl und Karl. E ancora con la denuncia, coerente alla sua consapevole disillusione antropologica, dell'inganno progressista, in dissidio tanto dal canone di derivazione illuminista quanto dalla vulgata storicista. Inoltre, l'immersione nella teologia politica, l'indagine sulla trascendenza lungo l'asse verticale del potere, la frequentazione dell'irriducibile alterità rivoluzionaria del monachesimo, l'attenzione affascinata per la lezione di Joseph Ratzinger, il pontefice filosofo della resistenza al relativismo del moderno. Sia come studioso, sia come dirigente politico, da animatore di riviste attive nel dibattito culturale, da docente universitario, nel comitato centrale e negli organi direttivi della Federazione Romana del Partito Comunista Italiano, negli anni del Centro per la Riforma dello Stato, nelle due esperienze di senatore della Repubblica, Tronti ha rivolto la sua inesausta curiosità intellettuale alla ricerca dei modi di interpretare la realtà e la sua opera ai mezzi per modificarla in una torsione nei rapporti di forza, con radici ben salde in una scelta di campo indomita dalla parte di chi sta in basso. Un ingegno libero che in epoca di omologazione nel pensiero unico rifiuta le consuetudini più abusate, prostrate davanti al comando del capitale, corrive verso le miserie borghesi, sedimentate ovunque, tanto da diventare luogo comune, inteso come stato di natura, nel quale gli individui sono monadi e i più deboli accettano l'imposizione dei più forti e si consegnano al loro potere incondizionato. Di questo nuovo assunto universale, affermatosi dal crepuscolo del XX secolo, Tronti stigmatizza la diffusione anche nella sinistra politica, che osserva nella sua ineffabile anomia alla vana ricerca di pallidi rimedi. Smarrite le antiche strade dell'epopea novecentesca, essa oggi si rivela soggiogata dal proprio conformismo ben pensante nutrito di languida retorica, intenta a vagheggiare una irenica coesione sociale invece di governare nella direzione appropriata e in nuove terre il conflitto tra dominati e dominanti, o incline a cercare improbabili affinità elettive con i neoqualunquisti che si improvvisano nuovi sedicenti interpreti del disagio sociale senza discutere le gerarchie di classe né interrogarsi sulle cause delle diseguaglianze. Dunque, Tronti grande inattuale, come l'amato Mahler, dentro e contro il suo tempo, in quella tensione tra pensare estremo e agire accorto che rende così fecondi i suoi studi e i suoi orientamenti. Vigile sull'orizzonte della storia che si compie, ma partecipe del quotidiano, teorico coinvolto nella tattica, alieno dalle suggestioni eretiche come dalle consolazioni minoritarie. Anche nella coscienza della disfatta subita dal movimento operaio, insieme alla frantumazione di classe, che tuttavia non estingue il pensiero critico sullo stato presente delle cose. Caratteri che imprimono una traccia permanente sulla traiettoria politica e dottrinale di Mario Tronti in tutto il suo svolgimento, dotato di formulazioni assai originali anche nello stile. Le sue proposizioni hanno il dono raro della qualità letteraria. La prosa densa e affilata, mai convenzionale, è un esempio di vigore argomentativo nell'eleganza della scrittura. Chi potrà leggere le tue carte qui in Senato, caro Mario, avrà la fortuna di percorrere una trama di parole mediate da idee,
composta in fine tessitura, nell'attitudine a essere armati di memoria, padroni del passato, dominatori del presente e disincantati sull'avvenire, sempre nella convinzione che al bagliore nato dal rovello teorico deve seguire il tuono dell'azione politica. La parola alla dottoressa Pace. Bene, buonasera. Dopo la solennità di questo intervento mi sento un attimo in soggezione, però farò del mio meglio. Vi ringrazio per essere intervenuti ed essendo l'ultima a prendere la parola sarete costretti ad ascoltarmi fino a quando non ci cacceranno, quindi sarete tutti progettati. Innanzitutto bisogna fare dei doverosi ringraziamenti, prima di tutto all'ex presidente della Commissione Biblioteca e Archivio Gianni Marilotti, che oggi non è potuto essere qui presente, e al consigliere Bonomo, che è stato soltanto grazie a loro, grazie al loro impegno, che il fondo donato da Fabio Grassi è oggi qui in Senato. Un altro ringraziamento credo vada fatto, e li vedo là in fondo, a Alessandro Scurti e Cristina Cannizzo, che sono il braccio del dottor Bonomo in Senato e che grazie a loro mi aiutano tutti i giorni a mettere a posto questa mole di carte che, se il professor Tronti aveva ordinato con i cartoncini, il professor Grassi invece no, scriveva ovunque, ha appuntato delle cose su qualsiasi pezzo di carta, carte di banche, di condominio, ovunque abbiamo trovato, ci sono dei pezzi che vengono trovati. Prima di iniziare, beh, una doverosa premessa credo la debba fare. Molte volte quando parlo io, come gli allievi connitti, dico sempre il professore, quindi quando io mi rivolgo a Fabio Grassi Orsini per me è il professore. Spesso vengo accusata di essere poco scientifica permettendomi questo vezzo, però è un vezzo che oggi voglio permettermi, perché per me il Fabio Grassi Orsini è stato per me il professore, un po' come Montezemolo con Agnelli, che era l'avvocato, per me il professore. Quindi quando mi rivolgerò al professore sappiate tutti che sarà Fabio Grassi. Allora, innanzitutto parlerò con le parole che spero, con le parole che Fabio Grassi avrebbe usato oggi in questo convegno di presentazione dell'archivio della sua famiglia. Innanzitutto per Fabio Grassi, conoscere il nostro recente passato alla luce delle vite dei suoi protagonisti è uno strumento indispensabile per la scoperta di una memoria comune. Il richiamo a questa memoria comune, come molti si ricorderanno e che furono presenti il 3 marzo del 2015 alla presentazione del secondo volume del Dizionario del Liberalismo nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, venne fatto dal professore come un accorato appello nei confronti dei detentori di archivi privati, e quindi in questo caso si riferiva ai familiari dei biografati nel secondo volume del dizionario, perché aprissero i loro archivi privati a questi nuovi agli studiosi, e questo avrebbe permesso, quindi avrebbe consentito a questi studiosi di aprire nuovi filoni di ricerca, quei filoni di ricerca che il professore ha sempre inventato, ha sempre, come anche ricordava il professor Varsori, ha sempre tenuto ben presente, perché lui, mi permetto di dire, aveva una visione. Infatti spesso io gli dicevo che era come Steve Jobs, perché aveva sempre questa visione, vedeva quello che gli altri non vedevano, un visionario. Molte volte veniva attaccato, io mi ricordo quando
presentò per la prima volta il progetto del dizionario del liberalismo, Maurizio Serio se lo ricorderà, tutti gli dissero: no, ma sei pazzo, come non verrà mai fatta un'opera del genere, non potrà mai essere fatta, perché anche Laura Pilotti spesso gli diceva che era un progetto che non avrebbe mai trovato il suo compimento. Allora, aprendo gli archivi privati, sosteneva Grassi, si sarebbe mantenuta viva ed indelebile l'eredità ed il ricordo del nostro risorgimento, l'importanza che l'unità nazionale aveva avuto nel nostro passato e gli ideali dell'antifascismo, e quindi si sarebbe mantenuta viva la memoria di tutte quelle persone che a vario titolo e con apporti diversi avevano contribuito a fare l'Italia e da ricostruirla nel secondo dopoguerra. A questo scopo, quindi, oggi siamo qui riuniti per celebrare l'acquisizione, oltre che del Fondo Grassi, di quello del professor Mario Tronti, da parte del Senato della Repubblica, che apporteranno, credo sicuramente, da quello che ho visto nelle spiegazioni, nelle relazioni dei professor Aquilanti e Teodonio, sicuramente nuovi punti di vista e interessanti spunti per una nuova ricostruzione della storia d'Italia e proprio di quella memoria comune a cui prima accennavamo. Sicuramente quando siete entrati dall'ingresso principale avete visto delle teche con dei documenti, sono tutti documenti provenienti dal Fondo Grassi. Quella che può stonare di più, a mio avviso, è nella prima teca il volume Il gatto Palmiro e le altre storie, che non è stato un errore, quindi cioè impazzita, ha selezionato Il gatto Palmiro. No, ma come il dottor Bonomo, ne abbiamo discusso molto di questo. Sicuramente il motivo della presenza di questo volume che l'editore Rubettino volle regalare al professore per il suo 80° anno di età è comprensibilissimo se si pensa a questo volume come ad una sorta di inventario ante litteram che il professore aveva fatto di questo archivio. Ad esempio, l'acquisizione che oggi il Senato e il Presidente Pera oggi hanno acquisito, altro non è che la volontà di Fabio Grassi di condividere con noi tutti un tesoro di conoscenze appartenuto alla sua famiglia, anzi di cui la sua famiglia è stata protagonista assoluta per gran parte della storia d'Italia. Acquisizione che è stata possibile grazie alla lungimiranza del fratello Franco Grassi Orsini, della compagna del professore Laura Pilotti, del nipote Fabio Grassi Junior, che hanno sempre sostenuto e mai ostacolato queste mie visioni. Ecco, chiamiamole visioni. Chi ha conosciuto Fabio Grassi Orsini è bene a conoscenza della sua ritrosia a parlare della sua famiglia, ritrosia che appartiene un po' a tutti i grandi liberali, quindi a parlare di se stesso, a magnificare le sue ascendenze nobiliari. Infatti mi ricordavano proprio il dottor Scurti che quando lavoravano al repertorio dei senatori, di cui qui è presente anche l'altra curatrice Emilia Campochiaro, quando lavoravano al repertorio dei senatori c'erano dei parenti del professore, il professore non ha mai detto nulla, non ha mai rivendicato la sua appartenenza a quella sua famiglia, alla famiglia o a quella famiglia piuttosto che a un'altra. Quindi, però, questa sua ritrosia si perdeva in privato, perché in privato era molto aperto a parlare della sua famiglia. Io, permettetemi questa digressione personale, mi ricordo, e Laura Pilotti ci ricorderà benissimo, che una volta mi aiutarono, lei e il professore, a fare l'indice dei nomi del mio primo volume, mi ricordo, Le memorie di Cristina Casana, dove c'erano tutta una serie di nobili.
Quindi un lavoro che avrebbe richiesto 2-3 ore divenne un lavoro di 20 ore, perché ogni nominativo, ogni nome, il professore diceva: ah, ma questo era amico di papà, questo veniva a casa, diceva metti principessa, metti marchesa, quindi divenne un lavoro. Quindi questa eritrosia ovviamente in privato cadeva, però in pubblico il professore, credo che lo possiate tutti testimoniare, non ha mai millantato le sue ascendenze nobiliari. Io stessa venni a conoscenza delle sue origini quando fu quasi costretto ad aggiungere Orsini a Grassi, perché gli venivano infatti complimenti per un libro che aveva pubblicato sulla Turchia, che era di un altro studioso, di un altro Fabio Grassi, e allora lui decise, non perché volesse, ma per tutelare il giovane studioso Fabio Grassi, perché era all'inizio della sua carriera, quindi non voleva che venisse scambiato per lui, ad aggiungere Grassi Orsini. Quindi io la scoprì, dissi: professore, ma quindi Orsini, no? Dissi, no, non solo, disse: Grassi, apostolico, Orsini, Ducas, quindi tutta una serie di... Quindi soltanto credo dopo 2 o 3 anni sono venuta a conoscenza di che lavoravamo insieme. Dunque, in quella primateca, soprattutto in quei racconti e negli altri 2 volumi che poi sono seguiti a quel primo volume, perché negli ultimi anni della sua vita il professore è stato molto prolifico nello scrivere racconti, Fabio Grassi Orsini ha, se si va a leggere tra le righe di quei volumi, meticolosamente inventariato l'archivio di famiglia. Infatti la primateca è stata studiata così come il professore l'ha esposta nel racconto del gatto Palmiro, del gatto Palmiro. Quindi la visita di re Umberto a Mater Domini, alla villa di Mater Domini, prima che si imbarcasse per Brindisi. Quindi, oltre alla visita di re Umberto, sempre nello stesso racconto, si parla anche della controversia per il riconoscimento del titolo nobiliare che è avvenuto soltanto nel 1925, perché c'erano stati molti problemi per il riconoscimento del titolo di apostolico Orsini Ducas. In più, sempre nella stessa teca, troviamo lo scontro che nel 1949 oppose Giuseppe Grassi, il nonno, a Palmiro Togliatti. Infatti Togliatti lo accusava di essere uno spregiudicato proprietario terriero che non si preoccupava dei suoi contadini, delle persone che lavoravano per lui, e Grassi, che allora gli era succeduto al ministro guardasigilli, lo invitò Togliatti ad andare a Lecce a toccare con mano la situazione dei contadini di Mater Domini. Nel racconto il professore aggiunge: Grassi, cioè il senatore, perché camuffava le personalità, disse: il senatore lo invitò a Mater Domini, ma il migliore Togliatti non ci andò mai, però smise di attaccarlo, quindi aveva capito che smise di attaccarlo personalmente. Oltre alla sua famiglia, in questi racconti ha descritto molto bene, e sono materiali che fanno parte dell'archivio, ad esempio, anche di questo ne parlavamo prima, del suo periodo di quando era console a Canberra, quindi della famosa visita di Saragat in Australia, preparata meticolosamente da lui, che è tutta descritta in questo archivio che compone la seconda parte del corpus archivistico. In più, il nodo cruciale, secondo me, di questo archivio, che come lo ben descrive Gaetano Quagliariello all'interno del volume di Scritti Memoria di Fabio Grassi Orsini, quello che ha spinto Fabio Grassi ad indagare sull'evoluzione della storia d'Italia e quindi sulle
a dare continuità, ad indagare sulla continuità della storia d'Italia, è stato senza dubbio il matrimonio tra il padre Guglielmo Grassi Orsini e la madre Paola Rocco. Guglielmo Grassi Orsini, figlio del primo guardasigilli della Repubblica, Paola Rocco, nipote dell'ultimo guardasigilli del regno. Quindi questa apparente dicotomia ha fatto sì che instillasse delle domande nel giovane Grassi che si è posto e quindi lo hanno portato ad indagare, come diceva il professor Varsori, vari ambiti della storia d'Italia, quindi è da approfondirli sempre di più. Stiamo parlando questo di un archivio molto composito che poggia le sue radici molto più al di là del XVII secolo. Infatti, se non erro, credo contenga uno dei documenti più antichi che ha acquisito il Senato della Repubblica, datato 1624. Guardo Alessandro, ma non mi vorrei sbagliare. Quindi possiede uno dei documenti più antichi che proviene proprio dal Fondo Grassi. Per uno scherzo così, del destino, il fondo Tronti si contrappone a quello di una famiglia liberalissima come quella Grassi. La famiglia Grassi infatti è stata liberale sin dal 1799. Famiglia Grassi, poi divenuta Apostolico Orsini Ducas, che era una delle più antiche dinastie feudatarie dell'Italia meridionale. Benché di provenienza normanna, essa era radicata in Puglia, soprattutto a Lecce, poi con possedimenti a Martano, Arnesano e nella stessa Roma. Per quanto attiene invece alla principesca famiglia Apostolico, del quale il principe Sebastiano Apostolico Orsini Ducas è stato l'esponente più illuminato. Infatti l'archivio contiene tantissima documentazione di lui come un grande personaggio nella Lecce dell'epoca. La sua nobiltà venne riconosciuta di diretta discendenza da Giovanni III Apostolico Orsini, conte di Leucadia. Questo riconoscimento avvenne, come dicevamo prima, dalla consulta araldica nel 1925. All'unione di queste due famiglie si aggiunse poi il 12 ottobre del 1907 con il matrimonio tra Giuseppe Grassi e Maria Isabella Martini Carissimo, figlia del senatore Carissimo, la casata Martini Carissimo. La casata Martini Carissimo che infine vide aggiungersi con un altro matrimonio, un'altra unione matrimoniale, quella tra Guglielmo e Paola Rocco, entrare a far parte anche la famiglia dei Rocco. Io sono molto sicura di questo, che l'archivio della famiglia Grassi Orsini contenga una parte dell'archivio della famiglia Rocco, perché nel periodo in cui Fabio Grassi Orsini viveva a Roma, quindi prima di vincere il concorso per la carriera diplomatica, viveva a casa della nonna Rocco, di Emma Maganzini, a Via Basento. Quindi probabilmente è stato proprio lui che ha portato quelle carte da Roma a Mater Domini, quando lui è succeduto al padre nella custodia dell'archivio di famiglia e della biblioteca di famiglia. Quindi, secondariamente però, non bisogna dimenticare che il corpus forse più sostanzioso è quello che compone questo archivio, è l'archivio di uno studioso, l'archivio di uno storico che raccoglie tutte le sue ricerche, ma soprattutto ricerche che Fabio Grassi ha fatto durante la sua intera vita, dalle iniziali sul socialismo, addirittura su Matteotti abbiamo scoperto molte carte interessanti,
la sua produzione giornalistica, la sua attività universitaria, la carriera diplomatica, l'attenzione smodata per gli istituti di cultura italiani all'estero e addirittura la curatela delle rassegne cinematografiche del cinema cubano, ma soprattutto della rassegna cinematografica del cinema sovietico, che si tenne qui a Roma in concomitanza con la Biennale del Dissenso del 1977 di Carlo Ripa di Meana. Quindi sono veramente veramente delle carte straordinarie, non perché le ho studiate io, ma perché sono veramente e avrete modo sicuramente di vederle. Quindi più che un archivio io lo definirei una fucina di ingegno di un uomo che volendo reinterpretare le parole che Sandro Pertini aveva indirizzato ad un eroe della resistenza, un uomo che tutto ha dato in questo caso alla causa della libertà di conoscenza, senza nulla chiedere, e verso il quale noi tutti oggi, credo, in questa sala abbiamo sicuramente un debito di riconoscenza e di riconoscenza, ma non mi viene la parola perché sarebbe molto più di riconoscenza, forse ancora non è stata coniata la parola, più di riconoscenza. Grazie. Molte grazie, il nostro incontro si conclude qui. Un'unica piccola precisazione, non è una contrapposizione, è un sinolo. La storia è fatta di tante parti e noi abbiamo visto questi due fondi come parte della memoria condivisa della nostra Repubblica. Grazie.